Fratelli e sorelle, bisogna cambiare dentro. Bisogna far sì che il nostro cuore di pietra diventi un cuore di carne, palpitante d'amore, sempre più capace di discernere la volontà di Dio, il bene dal male, sempre più capace di indurci a gesti di misericordia e di perdono, di giustizia e di pace. Bisogna percorrere la strada del ritorno al Padre, del ritorno a colui che tutto vede, anche nel segreto. Interroghiamoci allora in questi giorni a venire. A che punto sono? Come mi pongo nei confronti di Dio, nei confronti dei fratelli e delle cose create? Possiamo ripartire proprio da qui, da un profondo esame di coscienza. Ripartire cioè dalla consapevolezza che è necessario misurarci con la parola di Dio, passando al suo setaccio il nostro vissuto, per purificarlo come viene purificata la farina da altre impurità. È tempo, fratelli e sorelle, di ritornare alla verità, di ritornare a risplendere nella luce della sua verità, quella verità che presto ci farà liberi. Buona Quaresima a tutti e sia lodato Gesù Cristo.